Scadrà il 22 maggio il bando per i locali comunali di Corso Umberto I per rilanciare artigianato e commercio in centro. È stata effettuata una proroga al 22 maggio. Il bando prevede sia un'offerta quantitativa, quindi in termini di offerta economica, che qualitativa. Cosa intendiamo per offerta qualitativa? È destinato, quindi, qualora si avesse un'età fino a 40 anni, si prende un punteggio superiore, per le donne viene dato un punteggio superiore e poi in base alle attività che potrebbero essere svolte all'interno di questi locali viene attribuito un punteggio maggiore. Cosa intendiamo per attività? Per esempio, attività dell'artigianato locale o attività che possono comunque incentivare il turismo, quindi dare maggiore importanza a quelle che sono le attività del nostro territorio. Quindi speriamo che questo possa essere insomma, un incentivo per i cittadini nisseni che vogliono investire al centro storico perché i costi annui sono insomma, abbordabili, vanno dai 500 euro ai 1.400 euro a seconda dell'immobile che si sceglie. Quindi noi speriamo di tornare ad illuminare Corso Umberto perché la bellezza di Corso Umberto è nota a tutti, ci sono dei palazzi stupendi e quindi speriamo che possa ritornare a vivere con l'apertura di nuove attività. Un avviso pubblico per chi vorrà aderire, che dovrà presentare istanza con raccomandata con ricevuta di ritorno o consegnare la richiesta a mano all'ufficio tecnico in via Duca degli Abruzzi, la scalinata San Francesco, entro e non oltre le 12 di giorno 22 maggio. Le attività dovranno riguardare la promozione o la vendita di prodotti agroalimentari o ancora agricoli, artistici e artigianali, prevalentemente di origine locale o di servizi diretti alla loro valorizzazione, alla valorizzazione del territorio nisseno. Anche di tipo turistico, culturale, naturalistico, di promozione del paesaggio o di comunicazione, e sono inclusi anche i casi in cui l'attività dovesse riguardare il noleggio di attrezzature a fini turistici.